12 dicembre 1821. Nasce a Rouen lo scrittore Gustave Flaubert. Uno dei suoi romanzi più famosi è L'educazione sentimentale, scritto in gioventù e poi riscritto in vecchiaia. Ma è Madame Bovary, scritto fra il 1851 e il 1856, il suo capolavoro. I contenuti dell'opera scandalizzano i ben pensanti. Per Madame Bovary, Flaubert viene accusato nel 1857 di oltraggio alla morale e alla religione. Verrà assolto perché i giudici non ritengono dimostrabile l'intenzione dell'autore di offendere la morale. Muore a Croisset l'8 maggio 1880.